Buonasera, benvenuti e proviamo a vedere come usare Google SketchUp per fare un piccolo esempio di una sedia molto semplice, giusto per avere un po' di idea di come funziona Google SketchUp. Prima cosa in Google SketchUp che dobbiamo fare è selezionare il template e noi selezioniamo i metri. Cominciamo con i metri e ci viene fuori la maschera principale con una figura umana che ci consente di avere un'idea delle proporzioni delle cose che facciamo. Primissima cosa, prendiamo questo oggetto, ce lo spostiamo giusto perché vogliamo costruire qua. Cosa costruiamo? Costruiamo una sedia, quindi costruiamo un rettangolo di base qua ed è eseguito select opposite corner o enter value e noi diciamo che facciamo una base di 50 cm punto e virgola 50 cm, quindi costruiamo questa base, rifacciamo 50 cm punto e virgola 50 cm, ok, e abbiamo questa base. Dobbiamo alzarla e la portiamo avanti e la facciamo diventare alta un metro. Quindi prendiamo l'oggetto push e pull, che vedremo che è quello più importante, selezioniamo la faccia, alziamo e diciamo che la alziamo di 1m, scrivo sulla tastiera, invio. Perfetto, a questo punto mi avvicino a questo oggetto, premendo il tasto centrale ci giro attorno, con lo shift e il tasto centrale mi muovo, quindi c'è tutta la navigazione, e qui il nostro obiettivo è quello di scavare questo blocco di cemento, diciamo, per fargli la sedia. Quindi prendiamo la penna e cerchiamo di andare di 10 cm e qua diciamo 10 cm, perfetto, l'ho scritto 10 cm e mi è venuto il punto esattamente su quella dimensione. Andiamo giù di 50 cm, ok? Quindi vedete che posso misurare con esattezza, quindi esattamente a metà, e poi da qua giro a sinistra fino ad arrivare in fondo. Notate che quando faccio queste cose, se sono perfettamente allineato gli assi, mi compaiono i colori degli assi, quindi verde vuol dire che sono perfetto rispetto all'asse verde, quello della Y, rosso sarebbe quello della X e blu come al solito quello della Z. E a questo punto cominciano a comparire le magie. Perché? Perché io posso prendere il push e pull famoso che abbiamo usato prima per creare del materiale, seleziono la faccia questa e questa volta cancello dei pezzi e ho ottenuto già uno scranno. A questo punto quello che manca è riuscire a fare, diciamo, tutta la sequenza qua, perché voglio ritagliare le gambe di questo oggetto. Quindi vado qua, vado giù di qua. Ecco, qui tra l'altro c'ho un fenomeno particolare, perché se io sono, ecco, vedete qui praticamente lui mi garantisce che facendogli vedere su dove voglio essere allineato, tenendo premuto il cursore, lui mi posiziona esattamente in quel punto. Vado su, voglio andare su di 40 cm, quindi scrivo 40 cm e arrivo su, perfetto. E poi da qua voglio arrivare. Dunque erano 10, dunque 50 meno 10, quindi vogliamo farlo di 30 cm, quindi facciamo 30 cm, perfetto, quindi così ho le dimensioni esatte, vado giù sul blu e così ho ritagliato la parte di qua. Posso già fare il push pull qua e quindi togliermi tutta questa parte e quindi vedete che sono già arrivato a buon punto. Se no andiamo avanti, poi dopo sempre con la penna. E qui praticamente andiamo giù di qua, ecco lui, comunque anche a mano si riceve a 10 cm, poi saliamo di su e andiamo di 40 cm, anche qua possiamo dirgli guarda questo è quello che ci interessa, quindi lui si allinea, e poi andiamo di 30, abbiamo detto 30 cm, 30, perfetto, scendiamo di giù, zac, e poi possiamo anche togliere questo pezzo, zac. Se il pezzo non si toglie completamente facciamo cance e vedete che abbiamo già tagliato il pezzo, quindi ci rimane l'unico pezzo che ci rimane da tagliare a questo punto è il pezzo dietro. Dobbiamo prendere sempre la penna qua, quindi prendiamolo qua,
Ecco, siamo allineati. Direi che siamo allineati, sì, perché vedete che siamo verdi, quindi siamo allineati giusti. Quindi questo edge possiamo tirarlo su, magari, ecco, andiamo sotto per vederlo meglio, zac. E una cosa analoga la facciamo per di qua, quindi praticamente gli diciamo questo, poi c'è il motore di inferenza che praticamente quando arriviamo qua ripetiamo, eccolo qua, qui siamo giusti, andiamo su, tac, e quindi qui abbiamo l'ultimo pezzo che dobbiamo togliere. Togliamo questo pezzo col push pull, tac, e abbiamo la sedia quasi perfetta. L'unica cosa che manca a questo punto è riuscire a fare un arco qua per ottenere una sedia presentabile. Questa è un'operazione che su Blender è un po' complicata, qua invece la facciamo abbastanza semplicemente. Quindi facciamo, diciamo che facciamo da qua a qua, zac, zac, e poi alziamo questo bordo, ok, e poi con questo push e pull solito li cancelliamo e abbiamo ottenuto la nostra sedia. Come vedete siamo riusciti a ottenerla in maniera abbastanza intuitiva, le proporzioni sono molto buone, sono, non dico perfette, ma comunque molto precise. E quindi questo è per il momento tutto per fare una semplice sedia con SketchUp.